Un corpo delle forze dell'ordine garante della sicurezza e custode di un'umanità dolente. Li definì così l'allora ministro Cartabia agli agenti della polizia penitenziaria, uomini in divisa che oggi festeggiano i 207 anni di fondazione del reparto che si occupa della sicurezza nelle carceri italiane. A Isernia la celebrazione con le più alte cariche delle istituzioni è avvenuta nell'aula magna dell'ex seminario vescovile, cerimonia con una grande partecipazione per esprimere gratitudine per l'operato svolto ogni giorno dagli agenti penitenziari. Festeggiare oggi, ricordare l'importanza di questo corpo da quando è stato costituito sino ad oggi, l'attività che svolge, un'attività estremamente delicata all'interno degli istituti penitenziari in un contesto non semplice. Polizia penitenziaria che dà molto, riceve anche molto in questo confronto anche con chi ha perso la libertà, ma che svolge la propria attività nell'ambito anche di un processo rieducativo, perché è quello fondamentalmente l'obiettivo che si tende a raggiungere. La condizione in cui versa la casa circondariale di Isernia non è così distante da quella degli altri istituti penitenziari italiani. Viene registrata una mancanza di personale, soprattutto per il trattamento dei detenuti con malattie psichiatriche. Diciamo che la situazione a Isernia è un piccolo istituto, quindi è a trattamento intensificato, non possiamo lamentare grossi eventi critici che, rispetto ad altri istituti di dimensioni più grandi, però lamentiamo un po' l'aspetto sanitario che è carente di personale e oltretutto c'è la problematica psichiatrica che assilla un po' tutti gli istituti, che va gestita dal punto di vista psichiatrico. Noi gestiamo persone, la ministra Cartabia ci ha proprio definito come garanti della sicurezza e custodi di un'umanità dolente ed è proprio il nostro compito di gestire persone, fare sicurezza e partecipare al trattamento rieducativo affinché escano dal carcere persone rinnovate con valori democratici, valori propri dello Stato.